ci troviamo nella nuova esplorazione in Croazia, ok, per cui siamo lontanissimi da casa. Quello che vedete qui è praticamente una base navale abbandonata, infatti dopo proseguiremo dall'altra parte per farvi vedere il resto del porto, il distaccamento che sarà dall'altra parte del mare e è collegato al punto dove siamo adesso tramite una specie di, non di ponte, comunque di una strada veramente figo, per cui magari adesso entrando in questo primo edificio capirete, lo inquadrerò, capirete un attimo dove siamo. Questo posto, come quasi tutti, è stato abbandonato appena dopo la guerra, tra l'altro. Ciao! Ciao! È una base austro-ungarica, quindi una base austriaca. Come siamo a Pola, che è una città che è stata contesa da Sussani, prima italiana, poi austriaca, poi ancora italiana, insomma diciamo che è adesso croata, diciamo che i croati non se ne sono più fatti niente, dunque è stata chiusa, abbandonata per un sacco di anni e adesso è aperta. Tant'è che per arrivare dove siamo ora noi siamo entrati con la macchina e la base è gigantesca e... Qui è la strada che vi dicevo prima e porta alla seconda parte della base, che è quella lì in fondo, dopo la raggiungeremo in macchina. E appunto, come diceva Silvia, è tutto completamente aperto, si può girare tranquillamente con la macchina dentro, anche dall'altra parte, non so se si riescono a vedere da qui, ma ci sono macchine parcheggiate, mini barchette. L'unico taglio che si può aggiungere alla storia è che perché gli austriaci hanno scelto Pola appunto per il loro porto, per la loro base navale, al posto di Venezia, con la speranza di avere un po' l'egemonia qui. Sì, tra l'altro abbiamo visto anche persone fuori proprio oggi che stanno giocando a paintball o a soft air, una delle due, per cui sì, questi posti qua sono perfetti per quello scopo lì. Perché comunque non c'è niente, cioè è tutto completamente abbandonato. Ovviamente non è un po' difficile da capire dove siamo con esattezza, in che punto dell'edificio siamo, perché comunque non c'è più niente, hanno smantellato completamente tutto. Non si vede molto. Qua dovremmo essere nella piazza su cui si affacciano gli ex edifici di rappresentanza della base navale. Stiamo entrando nel secondo edificio. Qua si entra. Questa è solo una parte, una piccolissima parte. Sì, infatti, dall'altra parte ci sono veramente, cioè, tutto il resto di quello che sembrerebbe un piccolo porto. Siamo arrivati.
in questo isolotto che è la seconda parte, la base navale. Procediamo all'esplorazione del secondo posto. Allora, non è crollata la scala, ha tirato via le assi di ferro. Allora, tanto vi faccio vedere cosa stiamo facendo. Qui c'è un bel buco, mancano un paio di gradini. Piano di sopra. Fai vedere qua. Wow. E dove eravamo prima? Con le assi marce. Dei serbatoi per tenere del combustibile. Dobbiamo entrare qua ovviamente. Fare informazioni su che cosa. Vediamo, ok, no, niente, questo per qui era un specie di silos per il carburante. Ok, questa sai qual è la porta, quella di là che non si apriva. Questo è collegato alla bombola che abbiamo visto prima. Ok, siamo arrivati dall'altra parte del porto. Prima eravamo lì in fondo e adesso stiamo entrando in questo edificio qui che vedevamo dall'altra parte, vedete? Ah, è proprio uguale, identico, siamo più vicini qua. Sì, siamo al secondo piano, cioè al primo piano. Siamo al primo piano, ce n'è sicuro un altro. Ah, ma che grosso. Allora, diciamo che è un edificio d'uffici. Intanto sta facendo buio. Il sole non sta andando. Sì, sì.
tipo stanze, uffici. Guarda, qua è carino, eh? Perché qui noi siamo nella C, questo edificio alla fine non è una stecca, mi sa, eh? Vedi, è una C e c'ha il cortile centrale. E là e lì c'è il piccione. Scappano via quando li illuminiamo, poverini. Sì? Poi forse c'è da salire anche adesso vediamo. Anzi, c'è un po' bambino, eh? Qua. Secondo me questo piano è la stessa identica quanto di quello sotto. Sì. È un po' più sfasciato. Uguale. Allora, qui ci saranno i pipistrelli, lo sai. C'è un sottotetto di sto edificio, sempre più in alto. No? Non è nient'altro che un sottotetto. No, guarda lì per terra, giù. Stringili. Bottiglie o topi? Bottiglie. O bottiglie o topi morti, bottiglie sempre. Mm. Comunque diciamo niente di pericoloso. Per chi magari stesse vedendo il video da questo punto, ci troviamo in Croazia, in cima a un edificio che fa parte della base navale, ok? E siamo esattamente nel sottotetto di questo edificio che è enorme. Allora, siamo usciti dall'edificio di prima, ok? Per avventurarci in quest'ultimo edificio con di fianco, vedete lì, la potete vedere forse, questa torre con gli scalini. Ha tutta l'idea di essere una fabbrica? Sì, ci dovevano essere delle congiunzioni, diciamo. Sì. E sotto non so, vuoi non entrare nella torretta di architetto? Siamo riusciti a trovare una delle tante torrette d'appistamento. Si sale. No. No, ragazzi, non ci affidiamo. Ho visto gente salire delle scale peggiori. Decisamente peggiori, ma non ci fidiamo. Allora, siamo praticamente arrivati alla fine dell'esplorazione. Durante la strada abbiamo trovato altri edifici, però è veramente grosso sto posto, ci vorrebbero veramente parecchi giorni per visitarlo tutto. Questa è un'altra scala, un'altra torretta, l'ennesima torretta d'appistamento, perché sono tutte, percorrono praticamente il perimetro della zona. Se ci saliamo, ci saliamo una alla volta però. Siamo in cima alla torretta. Siamo sulla torretta d'avvistamento, in sintesi. Scendiamo. Ok, bella. Allora, la chiusura la stanno facendo qui dalla macchina, perché ci siamo arrampicati sulla torretta con la luce, vedere un attimo com'era la situazione in giro. E da su abbiamo visto qualcuno che usciva con la bicicletta da questo edificio, per cui va bene tutto, ma ormai è buio. E se c'è gente che fa roba, a noi non ci interessa. Per cui direi che questa esplorazione la chiudiamo qua. È stata veramente una roba molto grande. Come sempre, per queste strutture ci vuole molto più tempo, per cui non siamo riusciti a
a girare fino in fondo. Vi lascio con l'ultima inquadratura di questo edificio e ci vediamo nella prossima esplorazione. Thank you.